Ecco Ostigliano. Questa è la diga e il lago che ha imbrigliato le acque della Lento. E ora è diventato un lago artificiale che ha cambiato tutto il clima in questa zona. Lì in fondo c'è il paese che abbiamo visto in mattinata, Prignano. E ora stiamo per vedere il monte di fronte, Capizzo. Ecco, Capizzo è lì. Questa, se non ricordo bene, è Torchiara. Dietro quei monti c'è Feritto. Ostigliano. Queste strade una volta erano tutte mulattiere. E qui è casa mia, quella che si vede di fronte. Adesso seguitevi, si passa per un arco e l'arco del paese e arriviamo nella piazza del paese. Queste erano le finestre di dove abitava la famiglia Baratta, e questa era la proprietà Baratta, la famiglia più importante di Ostigliano, di cui fa parte mia madre. Questa era la piazza e questo il portone della casa Baratta. Per difendere questo possesso, cinque fratelli ne hanno fatto di tutti i colori. E in quella nicchia sopra l'arco, mio antenato si uccise per amore, no, lì in alto, si uccise per amore perché si era innamorato di chi abitava lì di fronte, oltre a quella cappelletta, in quella finestra che si vede con la marete bianca, e si scambiavano segnali di amore. Ma erano tempi in cui le due famiglie erano rivali, una contro l'altra armata. E contro questo portone la Guardia Comunale, che aveva ammazzato Francesco Baratta, il primo di cinque fratelli, passava la vecchiaia a battere su questo battacchio chiedendo: Francesco Baratta, perdonami, Francesco Baratta, perdonami. Seguendo il cammino seguito dagli antichi romani nel loro assalto a Stio. Lì di fronte c'è Ostigliano, quella che è diventata la prima tappa, diciamo, in cui avevano lasciato un piccolo insediamento che poi è rimasto e è diventato il paese. Adesso stiamo andando lungo il cammino, che in latino si diceva per itum, e troveremo la presenza del paese che oggi si chiama Per Ito, da Per Itum. La strada sale ed è il percorso logico, seguito dai romani, perché il loro scopo era appunto quello di arrivare più in su di Orria, in modo che potessero aggredire gli Ostes dall'alto. Ferito, il Peritum. Sempre procedendo in salita,
i romani poco alla volta passavano per questa zona qui, che aveva dei precipizi, tanto che si chiamavano orridi, e salirono ancora più su a quel insediamento che poi chiamarono Orria, Orrida, da cui il nome di Orria che ha il paese oggi. Mano a mano che si sale la vegetazione cambia, qui ci sono i lecci. Dopo Orria siamo passati per piano piazzale e adesso siamo diretti verso Stio e siamo finiti a una discreta quota. Qui adesso c'è il parco, ci sono castagni. E tra un po' scenderemo a Stio. Questo è il paese di Stio. Questo è Magliano Vetere. Qui dietro c'è Felitto. Tutta la storia del ramo femminile della mia famiglia, di mia madre, nasce in quel paesino che si vede qui, che si chiama Capizzo. Come se volessimo dire che ca a pizzo o fuoco. Da parte del mio bisnonno Mauro Russo, che chiese a sua figlia di essere allevata a Lustra dai grandi maestri Lebano. Capizzo. Qui saliva mio nonno e tutto è iniziato qua. Stiamo girando intorno al massiccio di Capizzo perché alle spalle di Capizzo, da dove è iniziata la vita di mio nonno, c'è il paese dove è iniziata la mia. Stiamo passando attraverso uno spazio che ci porta a vedere il retro della montagna. Ed ecco finalmente il paesino mio, di dove sono nato, Felitto, situato dietro a Capizzo, dietro i monti che abbiamo visto prima dall'altro lato. Lì c'è la rocca di Magliano Vetere. Eccovi finalmente a Felitto. Questo è l'ingresso nel paese da uno dei suoi lati.